L'indirizzo intrapreso per la riapertura del ponte sull'Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese è quello di realizzare un ponte provvisorio di tipo militare. Questa è la soluzione emersa dai vari incontri politici e tecnici e dalle valutazioni per ridare funzionalità all'attraversamento fluviale nel più breve tempo possibile. È stato stimato anche il costo complessivo dei lavori a circa 2,35 milioni di euro che verranno coperti dalle due province per 800 mila euro ciascuna, oltre a un contributo di Regione Lombardia pari a 750 mila euro. Il percorso avviato è quello più conveniente per la collettività in quanto, come risaputo, l'attuale struttura non risulta recuperabile ed un nuovo ponte comporterebbe costi eccessivi al momento di difficile reperimento e tempi di progettazione autorizzativi molto dilatati considerato l'ambito in cui si deve operare. Martedì 26 a Mantova si approverà la variazione di bilancio, a ruota toccherà poi a Cremona. È una notizia molto importante, anche se non risolutiva, però consente la possibilità di un ripristino dei collegamenti tra le due sponde dell'Oglio, tra le province appunto di Cremona e di Mantova, in uno dei territori più critici. Spiace che per trovare queste risorse si sia trasferita la spesa della segnaletica stradale per 400.000 euro sugli esercizi successivi e sappiamo a quale livello di qualità sia purtroppo la segnaletica stradale trascurata in questi anni. E bisognerebbe dire però che Parigi va bene una messa in questo caso. Sappiamo che le risorse sono poche, cerchiamo di trovarne di più per poter realizzare, non dico i nostri sogni, ma almeno l'ordinaria amministrazione. Ecco, questa è la notizia di oggi, dei 2 milioni complessivi tra le due province e Mantova comincia anche lei a fare la sua parte. Speriamo che la questione poi trovi la risposta in una infrastruttura nuova e moderna e successiva che dia la possibilità anche di carichi diversi e più importanti a livello della circolazione dei territori.